Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Alone in the Dark, The New Nightmare. Nell'ultima puntata abbiamo, soprattutto grazie all'aiuto di Aline, trovato il sigillo che ci permetterà di aprire le porte sotto quella chiesetta così un po' oscura, dove si dice vi facessero riti di sacrifici umani e cose così. Ne abbiamo già parlato ampiamente nello scorso episodio. Adesso siamo pronti ad andare a vedere cosa in realtà si nasconde sotto questa chiesetta, perché a giudicare dalla porta che abbiamo già visto, questa qua di metallo, possiamo subito dedurre una cosa di cui ne parleremo dopo, appena inizieremo l'episodio. Ma prima di iniziare l'episodio devo fare una piccola parentesi necessaria, perché io, come al solito, commetto spessissimo l'errore di non sottolineare e ripetere più volte l'ovvio. Che poi a volte, quando lo faccio, la gente mi dice: Cencio, ma perché ripeti così tante volte lo stesso concetto? Oppure: Cencio, perché specifichi l'ovvio? Ragazzi, perché ce n'è bisogno, a quanto pare. Ogni volta che non lo faccio capitano sempre queste cose. E in realtà mi pare di averne già parlato nei primi episodi di questa serie, ma comunque, dato che non ne sono sicuro, per sicurezza io lo ridico, perché tanto ripetere le cose più volte, ho visto che non fa mai male, è sempre importante. Ho ricevuto dei messaggi riguardanti, ma no, non dei, moltissimi messaggi riguardanti alcuni oggettini tralasciati nel corso di questa run, tipo: Cencio, hai lasciato i proiettili lì, Cencio, hai lasciato la cura là, Cencio, hai lasciato quell'altro oggettino lì, Cencio, hai lasciato quell'altro oggettino là, Cencio, così non va bene, stai tralasciando troppi oggetti, a me mi si triggera l'OCD, Cencio, così non va bene, questo gameplay non è da pro, ok? Ma vi giuro, non sto scherzando, questi messaggi qua li ho ricevuti. Partiamo dal presupposto che io non ho mai, neanche mezza volta detto di essere un pro in un gioco o in un altro. Non è il motivo per cui faccio video, ovvero non faccio video su YouTube per mostrare quanto sono bravo a giocare, perché non sono bravo a giocare, sono una persona normale, cioè le mie qualità di videogiocatore sono esattamente nella media, non mi reputo affatto superiore ad altre persone a giocare, quindi non faccio questa roba per far vedere quanto sono bravo. Quindi il discorso: ah, stai facendo un gameplay che non è da pro, a me, cioè, proprio di che già sei un coglione che non capisci neanche quello che stiamo facendo qui. Ma cosa più importante, come avrete potuto benissimo notare da soli, se siete persone normodotate, avrete notato che questo videogioco non è che sia proprio un capolavoro di gameplay. Nel senso, il motivo per cui Alone in the Dark The New Nightmare è diventato un cult dei videogiochi, perché ripeto, non stiamo parlando di un capolavoro, stiamo parlando di un cult, proprio e assolutamente non è il suo gameplay. Non ha un gameplay innovativo, non ha un gameplay fatto particolarmente bene, non ha un gameplay particolarmente affascinante, quindi il succo della situazione è: ma chi stracazzo se ne frega del gameplay di Alone in the Dark? Cioè, sul serio, ma chi stracazzo se ne frega? Non è per questo che questo gioco merita, no? Poi certo, magari uno apprezza il gameplay di Alone in the Dark, giustissimo, non c'è nulla di male, anzi, ben venga se uno riesce a divertirsi ad apprezzare il gameplay di questo gioco. Ma il punto qual è? Che il motivo per cui questo gioco viene mostrato in questo canale non è il gameplay, non è una run al 100% in cui si deve raccogliere tutti gli oggetti, in cui si deve fare tutte le cose. Non è questo il motivo, ok? Il motivo è mostrare un gioco molto vecchio, mentre che lo si gioca in maniera molto tranquilla e si discute del perché questo gioco è diventato un cult, ok? Non c'è da parte mia nessuna presunzione di essere un fenomeno, di conoscere questo gioco sotto ogni suo dettaglio, perché così non è. Pensate, l'ultima volta che io ho giocato Alone in the Dark avevo tipo 14 anni, mo ne ho 34, quindi sono passati tipo 20 anni dall'ultima volta che ho giocato sta roba. Quindi capite, cioè, fate bella figura, no? Nel senso, fate bella figura, prima di dire ste cazzate, pensateci, cioè cercate, ma si nota, voglio dire, io non lo so, mi sembra ovvio, si nota, no? Che il senso di questi video non è stare a far vedere come si raccolgono tutti gli oggetti, come completare il gioco al 100% o far vedere quanto sono bravo a giocare. Cioè mi sembra ovvio, mi pare assurdo che qui siamo passati in Italia dall'analfabetismo funzionale, in cui c'è gente che gli dai un testo da leggere e è in grado di leggerlo,
ma non riesce a capire il senso di quello che sta leggendo, che già di per sé questa è una cosa grave, purtroppo in Italia è estremamente diffusa, molto più di quanto pensiamo, ma qui mi sembra che la cosa si stia aggravando non solo ai testi da leggere, ma anche ai contesti, cioè proprio a livello audio-video, cioè la gente guarda una roba e non riesce a capire il senso di quello che sta guardando. È pazzesca sta cosa, sarà colpa di TikTok con i suoi video da 5 secondi che sono fatti per uno span di attenzione di un bambino delle elementari, non lo so, io non, il problema non lo so, però questa cosa un po' mi preoccupa, perché capite che se arriviamo, quanto siamo qua? Questo cosa sarà? Il decimo episodio o qualcosa? Saremo giù di lì, ora ho perso il conto degli episodi che ho registrato, e quando arrivati così avanti negli episodi arriva uno e ti dice: Scienzio, ma non hai preso tutti gli oggetti, ma sei impazzito, questo non è una run al 100%. Figa, ma dove cazzo l'hai visto che io stavo facendo una run al 100%? Cioè, capite? Su questa cosa mi allucina, per questo io non l'ho mai specificata, però dato che i messaggi ci sono stati, lo specifico per coloro che non riescono, purtroppo, mi dispiace tanto per loro, a capirlo da soli, io lo spiego io e voilà, adesso lo sapete, questa non è una run al 100%, lo scopo è un altro. Lo so, è assurdo che io debba dire queste cose nei video, lo so, però io sono sconcertato da queste cose, vi giuro, mi lasciano più che perplesso, più che perplesso. Ora, ci siamo chiariti e spero che sia definitivo per il resto della run, tanto so che il prossimo videogioco che porto su sto canale mi tocca ridirlo, perché qui la situazione è più grave di quel che sembra, e possiamo continuare con il nostro episodio. Dicevamo, abbiamo esplorato e un pochettino indagato su questa chiesetta che stava sopra le nostre teste, in cui si vocifera venissero fatti questi incredibili riti satanici, e abbiamo parlato nello scorso episodio di come queste storie o leggende metropolitane o comunque questi rumors, no? Questo gossip estremamente esagerato, spesso si crei per passaparola, no? Quando uno vede una cosa, non ne capisce, non ne comprende appieno il senso, e di qui di nuovo ai problemi di comprensione dell'umanità, e però comunque riferisce ciò che ha visto dal suo punto di vista e dalla sua comprensione errata a qualcun altro la notizia, che viene ovviamente esagerata o distorta, che a sua volta, riferendola a un'altra persona, verrà esagerata e distorta, che a sua volta, riferendo a un'altra persona, verrà esagerata o distorta, sempre di più, fino a che si arriva alla fine ad avere un risultato veramente assurdo. E questa cosa succede spessissimo nella realtà, ed è probabilmente questo il caso, perché noi non ne sappiamo, non abbiamo, ecco, più che altro le prove per poter dire è così, non è così, ma c'è una cosa su cui possiamo riflettere, su cui vi invito a riflettere. Spargere la voce di una chiesa tetra e oscura, terribile, dove avvengono tremendi sacrifici umani, riti schifosissimi, impronunciabili, ha uno scopo molto 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 importante, ovvero quello di creare un alone di paura e terrore intorno ad un luogo. E che succede? Generalmente quando si ha paura, ma veramente paura, di un luogo, non ci si va, ok? Perché ne hai paura, quindi gli stai alla larga. Quale miglior metodo di questo per tenere curiosi o comunque gente a caso lontana dal posto dove facciamo le nostre porcate, che nulla hanno a che vedere con sacrifici umani? Per esempio, metti caso che qui dentro è un magazzino dove noi depositiamo armi da fuoco illegali, ok? Noi li depositiamo qui per tenere gente, capite, allontano da sto posto, mettiamo in giro la voce che in questo posto ci sono le sette sataniche che fanno i riti satanici, sacrificano gli esseri umani, è terribile, incredibile, non ci andare perché se ti pigliano ti sgozzano pure a te. Questo che succede? Che la polizia sente queste cose e gli viene da ridere, la persona comune sente questa cosa, si caga addosso e non ci va. Poi lasciamo perdere che c'è il pazzo in realtà che queste cose va proprio a cercarle perché è incuriosito e attratto da queste cose terrificanti, però diciamo che il 98% della popolazione sta alla larga da posti pericolosi o spaventosi. A prescindere che sia vero o no, basta sentirlo dire: quel posto lì è pericoloso o spaventoso, io non ci vado, ok? Perché non me la rischio. Quindi è un'ottima strategia per tenere fuori dai piedi occhi indiscreti. È questo il caso?
lo staremo a vedere. Comunque vada, abbiamo visto che i sacrifici umani qua non sono una cosa poi così fuori luogo. Cioè, il buon Alan con quelle povere persone, sappiamo che faceva assolutamente esperimenti sugli esseri umani, quindi dato che questi qui morivano, possiamo anche definirli sacrifici, eh? Non è che... Te, guarda che portone di ferro, che poi volendo uno qui prende e scavalca, però vabbè. Andiamo nel buio. Qui c'è un foro nel muro che io l'ho preso a caso, vi giuro, non mi ricordavo ci fosse, ho premuto X per vedere se diceva qualcosa della tubatura. Da qui possiamo vedere una specie di armadio blindato, sembra. Sembra bello rinforzato questo armadio, eh. È giù di sotto, però. Qua sotto ci sono brutte cose. Sacrifici umani o no, non è di certo un bel posto. Ma tutta l'isola non lo è. Tutta l'isola non lo è. Ora, ecco, teniamo anche di conto che questa è un'isola privata, eh. Quindi tanti occhi indiscreti non ci sono, però... Ah, questa è aperta, aspetta lì. Esploriamo un corridoio alla volta. Ah, ma qui è chiuso, mi sembrava che girava qua. E dice, Encio, non sei un pro, ti sembrava che il corridoio girava e invece è finito lì. Beh, no, eh. Cediamo qua, va. Cos'è sta leva? Non posso interagirvi? Ma che strano. Date che roba. Laboratorio. Palesemente, qui abbiamo gabbie di dimensione adatta per contenere in maniera molto agile un essere umano. Tra l'altro con questi spuntoni però verso l'esterno. Gli spuntoni sono rivolti verso il fuori, eh sì. Questa leva qua sembra tipo l'interruttore generale per la corrente. Non possiamo interagirvi per ora. Sì, gli spuntoni sono decisamente rivolti verso il fuori. Oddio. Un medaglione di salvataggio lì sopra. Ok, qua andiamo verso una specie di magazzino. Questo invece... Oh, l'armadio! Un armadio vuoto. Quell'armadio deve essere importante, se... L'abbiamo visto anche dall'angolazione di sopra. Un generatore di energia. Oddio, guarda qui dentro. Questi contenitori contengono resti umani. Qui è decisamente dove i Morton facevano esperimenti sugli esseri umani. Decisamente. Questa è una porta. La porta è chiusa. Ok. Qui non abbiamo niente di interessante. Sentiamo che ha da dire Aline. Aline? No, niente. Aline non c'è. Qui abbiamo un'altra leva, ma forse perché la corrente è attiva in questo momento, perché difatti tutte le luci sono accese, quindi dice qualcosa sulle gabbie, mi sa di no. Andiamo a vedere verso quel magazzino. Oi! Ah, oddio, mi sembrava che era un'anta aperta. Voglio trafficare un po' tra queste gabbie per vedere se Carnby ha da dire qualcosa riguardo. No. Ok, no. Andiamo a vedere il magazzino. Queste macchine non funzionano. Beh, sono appoggiate lì.
Il sistema nervoso è costituito da una massa scura e lucida lunga circa 35 cm e larga 15. Una struttura caotica. Reagisce direttamente alla luce bianca, contraendosi come una pupilla. Sto prendendo tutti i campioni necessari per condurre un'analisi biomedica. Credo sia già possibile asserire che gli elementi principali che lo compongono sono lo zinco e il berillio. Quanto agli altri, sono interessato principalmente alla loro struttura cristallina centrale. Ho bisogno di estrarre e iniettare questa struttura... Chi va là? Alan, non pensarci nemmeno. Mi sarei potuto sbarazzare di te almeno una dozzina di volte, ma preferisco che tu abbia un assaggio dell'oscurità mentre sei ancora in vita. Quando i miei amici avranno terminato con te, il tuo corpo mi tornerà utile. E se ne va. Potresti rispondermi quando ti chiamo? Ah, io? Aline, mi sono imbattuto in Alan proprio mentre stava eseguendo uno dei suoi macabri esperimenti. Era nel pieno di un sezionamento. Non voglio sapere di cosa. Orribile, ma dove sei? In un laboratorio sotterraneo. Sembra che per gli esperimenti di Alan sia necessario molto materiale e cadaveri. Cadaveri? Corpi umani? Non lo so, è scappato togliendo l'energia elettrica. Sono bloccato al buio. Ho trovato un progetto. Penso sia la pianta del laboratorio. Aspetta, c'è un'uscita proprio dietro il tavolo operatorio. Ok, vado. Che anche qui, no? Cioè, eravamo qua con una pistola puntata su di lui. Una pistola a doppia canna, attenzione, ci tengo a precisarlo. Puntata su di lui, questo ha preso e semplicemente ha camminato fuori dalla porta. È vero che probabilmente Carnby non voleva sparare ed ucciderlo. E lui lo sapeva. Bene. Però, insomma, non lo so. Alan effettua delle autopsie sui mostri. Sì, ma io volevo vedere qui. Soprattutto il tavolo dell'autopsia, ma non riusciamo. Forse ci conviene davvero riaccendere la corrente prima. Noi siamo venuti da qui. No, non va no. Bene. Ripercorri la strada per la quale sei venuto. Ma come fa lei a sapere dove sto andando? No, non va bene. Ciccia! Questa non posso interagirci comunque. Comunque di qua sono passato io. No, non va bene. Ripercorri la strada per la quale sei venuto. Ma sono venuto da qui. Sono venuto da qui. Sì. No, non va bene. Ripercorri la strada per la quale sei venuto. Ma è un bug, credo. Non posso ancora interagirci. Di qua? Segui il muro. Non ti puoi sbagliare. Ok, ok. Ci siamo. Ma lei come fa a sapere dove sono? Diritto, diritto. Sì, ok. Non posso interagirci. Forse prima dobbiamo... Ah, la porta si è aperta qua. Ma siamo nel retro. Segui il muro. Non ti puoi sbagliare. Ma sono tornato qui. Sono tornato qui.
Leggiamo sta roba. La mia pazienza ha i suoi limiti. Mi hai promesso dei risultati e li sto ancora aspettando. Le fughe di tuo fratello non mi interessano. Ho accettato di farmi carico dei considerevoli debiti della tua famiglia e ti ho concesso i crediti che hai richiesto. Ti ho fornito tutte le materie prime che ritenevi necessarie. Devo ricordarti che tu sei utile, ma non indispensabile? Mi darebbe molto fastidio dover utilizzare, come posso dire, metodi più persuasivi per ottenere la traduzione delle tavole e una copia degli appunti di lavoro di tuo fratello. Se non riceverò una risposta a questa lettera, non esiterò a servirmi dei metodi necessari a raggiungere i miei scopi. Christopher Lamb. Christopher Lamb, se non sbaglio, è un nome che non avevamo mai sentito prima d'ora. Quindi c'è qualcuno che sta facendo pressioni. Tu, Obed Morton. C'è qualcuno che sta facendo grosse pressioni ai Morton. È anche finanziato questa roba. Caro Alan, c'è un'altra lettera. Se stai leggendo questa lettera, allora vuol dire che è calato il sipario sulla farsa della mia vita. Tu sei ancora giovane, ma so che capirai. Quando mi sono fidato di te e ti ho consegnato la statuetta chiedendoti di non parlarne a nessuno, ho notato una certa sorpresa nei tuoi occhi. Devi renderti conto che questa statua rappresenta un grande pericolo per il mondo dell'oscurità. Perciò, per non farti mai dimenticare i pericoli e l'importanza del nostro obiettivo, ti lascerò questa mezza foto che ti ritrae davanti al cancello. E non scordarti che non sei mai solo. Sono fiducioso nel fatto che un giorno riuscirai a tradurre le iscrizioni delle tavole. Tutti i Morton, tranne tuo padre, hanno adempiuto al loro compito, anche se tu non potrai godere dell'aiuto di De Certo. Ti lascio la grande responsabilità di questa scelta. Io sono troppo codardo. Vacci piano con tuo padre e abbi cura di tua madre. Ora Edenshaw è l'unico che può aiutarti. Ricorda, potrebbe anche rivelarsi il tuo peggior nemico. Addio, tuo nonno Jeremy. Ok, no. Ma non capisco, vuole che faccio un percorso preciso? Sì, vuole che faccia un percorso preciso. Qui siamo di nuovo al tavolo di prima. No, questo è un posto nuovo. No, non è vero, questo è il tavolo di prima, ma che cazzo... Oh Jesus, ma cos'è sta buffonata? È qui. Devo fare qualcosa qui. Allora, un effetto delle autopsie sui mostri. Io mi devo essere perso un pezzo di questa roba, perché lei mi deve aver chiesto di far qualcosa che io non ho sentito e quindi non sto capendo cosa vuole da me. No, non va bene. Ripercorri la strada per la quale sei venuto. Mi sta guidando verso un posto preciso. La porta è bloccata da sbarre di metallo. Alan deve avere attivato un sistema di bloccaggio automatico. La disposizione di tutti i cavi dell'elettricità. Dovrebbe dire anche dove si trovano i meccanismi di bloccaggio. Grazie, Alin. Sei la mia salvezza. Cercherò di non farci l'abitudine. Aspetta, abbiamo un problema. Cosa? Il meccanismo di bloccaggio è all'esterno del laboratorio. Alin, dobbiamo trovare una soluzione. Forse se attivo tutti questi macchinari? Potremmo provocare un sovraccarico per liberare la porta. Ok, proviamoci. Da dove inizio? Ci sono due tavoli con sopra strumentazioni sperimentali. Per trovarli devi seguire il muro verso la sinistra della porta. Ok. Questa è una vera e propria casa degli orrori. Quindi ci voleva un trigger, dovevamo interagire con la porta per poter poi andare... Urca miseria! Per poter andare a tirare queste leve, altrimenti non vi si poteva interagire con queste. Adesso però... abbiamo gli zombie che proverò a non uccidere, perché qui abbiamo un bel po' di spazio. Vediamo un po', se ci riusciamo. Se la vedo brutta inizio a sparargli come un dannato. Ok, sto accendendo una specie di arco elettrico, ma non succede nulla.
Continua con gli altri macchinari. Spero che serva a qualcosa. Continua fino a quando non superi il tavolo e incontri il corridoio. Attraversa il passaggio e dirigiti lungo il corridoio. Il okay. Corridoio delle celle. Ad ogni modo, l'interruttore della luce è in fondo a questo. Bene, non ho molta scelta. È il primo che abbiamo visto, lì dobbiamo andare. Dobbiamo stare solo attenti ai 12 miliardi di zombie che ci saranno. Diritto, diritto. Sì, ok. E infatti... Diritto, diritto. Beh, che è scomparso. Sì, ok. È scomparso, va là, ok, non ha senso sparargli allora. Ok, ho appena acceso un proiettore, ma non c'è stato alcun sovraccarico. Porta pazienza. Vorrei vederti al posto mio. L'ultimo interruttore è nella stanza a fianco. Torna indietro nella direzione opposta e gira a destra all'incrocio. Quindi segui il corridoio. Oh, ma guarda, questa è cattiva proprio. Ogni volta che la fanno è proprio cattiva. Che poi, tra l'altro, scompare anche subito, quindi... Andiamo più piano. Ecco. Non serve anche andare più piano. Ma non mi fanno danno, forse. Servono solo a spaventarmi. Segui il muro. Non ti puoi sbagliare. Era qua giù. Diritto, diritto. Sì, ok. Vediamo. Sì, mi fanno danno, decisamente mi fanno danno. Alin, dovresti vedere. Non voglio neanche sapere cosa, Alan. Ho attivato una specie di raggio laser. Ok. In teoria questa volta dovrebbe succedere qualcosa. Non accade nulla. Resterò bloccato. Ecco, funziona. Ok. Prendi la porta alla tua sinistra e attraversa il laboratorio per raggiungere l'uscita. Grazie mille, sto andando. Ok, vediamo che non ci sono sorprese qui. Tutto a posto. Ok, via di qui. Sì, adoro il suono della tua voce. Risparmiati gli spiritosaggini. Dove sei? Grazie per l'incoraggiamento. Ho due statuette. E tu? Lo stesso. Anch'io ho due statuette. Sono andato nel laboratorio di Alan Morton e mi sto facendo un'idea degli obiettivi di Lamb. Cosa mi dici del tuo amico? Fiske, penso che queste carogne non gli abbiano dato neanche la possibilità di combattere. Intendi dire i fratelli Morton? No, sto parlando di Lamb e Johnson. Fiske probabilmente non ha mai messo piede su questa dannata isola. Quindi cosa intendi fare? Prima di tutto, dobbiamo uscire da qui. Continuando per questa strada, dovrei riuscire a raggiungere i sotterranei della villa. Quando ero là sotto, ho aperto una botola che conduce alla serra. Ok, grazie. Madonna, che posto. Questa è un'insenatura naturale, ok. Oh, porca miseria, via, 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 via. Qua è chiuso, sì. A quanto pare è un corridoio dritto. Che questi sono molto facili come nemici, perché credo che se si continua a correre, anche se gli si passa molto molto vicino, non fanno in tempo a prenderti.
Ok, non credo che mi seguiranno fin qua. Abbiamo una porta qui. Tutti questi strani macchinari che... Qui è chiuso, no? Sì. A volte con questi fondali non si capisce se sono texture del muro o un tunnel buio. Qui da dove siamo arrivati? Ok, abbiamo una strada sola. Che non è questa. Che è questa? Sapete che vi dico? Io mi curo. Dove siamo? Vuoi utilizzare un registratore, sì? Lamb, sei tu? Professor Morton, che piacere sentirti. Non esagerare. Hai ricevuto i documenti? Sì, e volevo ringraziarti. Devo dire che il lavoro di tuo fratello ha fatto grandi progressi. I suoi appunti erano estremamente chiari. Sembrava quasi di leggere un testo di medicina per gli studenti del primo anno. Tuttavia, resto della convinzione che avresti potuto spedirmi le traduzioni delle tavole un po' di tempo fa. Non avrai mica voluto mettere alla prova la mia pazienza, vero? Fermati. Sembri Alan. Non hai idea di che cosa stia succedendo qui. Se devo credere agli appunti del tuo gemello, è un inferno, vero? Ti ho mandato due dei miei migliori agenti. Due agenti non hanno nessuna speranza. Ci vorrebbe l'intero esercito. L'esercito? Non farti trasportare. Finora te la sei cavata perfettamente, anche senza il mio aiuto. Vero? Sei un dannato bastardo. Vieni a tirarmi fuori da qui. Signor Morton, non penso che tu mi abbia capito. Grazie a te e a tuo fratello ho fatto molta strada. Per me il grande giorno si sta avvicinando. Stando così le cose, non mi servite più a nulla. Lamb! Lamb! Ok, in realtà il nome di questo Christopher Lamb noi forse non l'avevamo sentito, ma sappiamo chi è. È uno di quelli che hanno mandato Fiske qua. E deve essere il tizio seduto alla scrivania che abbiamo visto nel filmato introduttivo. Quindi diciamo, oh, ma ho il fucile scarico io? O no? Oh, che arma ho in mano? Oh, c'ho il lanciarazzi? Sì, il lanciarazzi era perché quando abbiamo... Guarda qua, guarda quanti proiettili che abbiamo per questo. Questo lo potremmo anche ricaricare, mi pare che... No? Tre colpi tiene. Ok. Mi sembrava di più. C'è altro con cui possiamo interagire? Qui no. Una radio. È da qui che comunicavano con... Non posso interagire con niente però. Se non, immagino, prendere questa porta. Ok. Allora, facciamo così. Per questo episodio noi ci fermiamo qua, perché non vogliamo sforare. Nella prossima puntata andremo ad aprire questa porta e... Continueremo in questa, diciamo, in questo inseguimento con Alan Morton, che come state vedendo, credo che anche questo l'avrete capito da soli, ci stiamo precipitosamente, ma molto precipitosamente, avvicinando verso il finale del gioco. Questo è quasi il climax della storia. Questo per dire che non aspettatevi chissà quale climax, avete capito più o meno qual è lo standard di Alone in the Dark, The New Nightmare, ma comunque per intenderci è giusto per capire a che punto siamo nella nostra storia. Quindi alla prossima.